Rosetta Mazza, presidente della Proloco di San Pietro Apostolo. Siamo qui per la festa della ciliegia organizzata dalla tua Proloco. Siamo giunti quest'anno alla 13ª edizione di questa festa. È una festa che è stata ideata da noi per mettere, diciamo, in risalto un prodotto tipico del territorio, per identificare il comune, il paese di San Pietro Apostolo con qualcosa, insomma, che lo potesse contraddistinguere. In effetti adesso, diciamo, è conosciuto un po' come il paese delle ciliegie. È una festa che, diciamo, quindi ha come tema quello della ciliegia in tutti i suoi aspetti, quindi ci sono degustazioni di prodotti a base di ciliegie, il mercatino di prodotti tipici artigianali e poi varie mostre, insomma, ogni anno poi cerchiamo di variare un po' il contesto, intrattenimento per bambini, per gli adulti. Stasera avremo il cabaret, poi avremo anche uno spettacolo di danza di bambini. Per finiremo con il taglio della crostatona come tutti gli anni, che insomma è da salvo per salutare, insomma, per ritrovarci poi l'anno prossimo con la 14ª edizione. San Pietro Apostolo, che oltre a essere il paese delle ciliegie è anche il paese della panchina gigante. Sì, la panchina gigante dei due mari è stata inaugurata esattamente un anno fa, il 16 di giugno, è la prima in Calabria, si trova in una posizione panoramica da cui è possibile vedere, soprattutto d'inverno, diciamo le giornate chiare d'inverno, sia il Golfo di Sant'Ofemio che il Mar Ionio, non solo quello catanzarese ma anche quello crotonese, poi ovviamente la Presila, uno sguardo poi verso Porto, verso Serra Stretta e i comuni limitrofi. È una panchina che fa parte di un circuito nazionale, per cui è possibile anche acquistare i passaporti, i timbri, e insomma crea un notevole movimento perché ci sono tante persone, tanti appassionati che, insomma, fanno un po' a gara a chi ha più timbri, e quindi significa più visite delle varie panchine. Quindi a pieno portate avanti la mission delle Proloco, quella di promuovere il territorio di queste aree interne. Sì, certamente, insomma, dobbiamo promuovere il territorio, tutto il patrimonio immateriale, quindi tradizioni, usi e costumi. E in effetti noi in genere anche in questo contesto, insomma, nel contesto della festa della ciliegia, organizziamo sempre qualcosa che ha a che fare pure con le tradizioni, quindi anche per esempio mostre di costumi tipici. Secondo noi è importante questo, perché insomma è la nostra storia e quindi dobbiamo fare in modo che anche i ragazzi, i giovani, conoscano quello che sono stati gli usi e costumi dei nostri nonni.